Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare dei buonissimi nidi di patate con prosciutto e mozzarella, oppure potete anche inserire la pancetta se volete, eh? Quello che volete potete inserire. Partiamo già con gli ingredienti. Allora, come già vedete, ho lessato e sbucciato le nostre patate, 1 chilo di patate. Adesso ci andiamo a inserire dentro 8 g di sale fino, 3 tuorli d'uovo, 90 g di parmigiano e infine 75 di burro fuso. A questo punto dobbiamo amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta che abbiamo amalgamato per bene il nostro composto, come vedete abbiamo formato tipo un purè di patate. Adesso prendiamo una sacca poche con una bocchetta a forma di stella, quella grande che avete, andiamo a inserire dentro e poi andiamo a formare i nostri nidi. Ragazzi, come già vedete, sto formando i nostri nidi. Adesso dobbiamo fare in pratica una circonferenza. Ovviamente lo spessore lo decidete voi. Mettiamo qualche cosina di patate al centro, schiacciamo leggermente e andiamo a formare un altro giro, formando una zeppola in pratica, no? Allora, una volta che abbiamo formato i nostri nidi, adesso inforniamo a 200 gradi per 15 minuti. Allora ragazzi, trascorsi i 15 minuti abbiamo uscito i nostri nidi, adesso li dobbiamo rimettere di nuovo però, mettendo prima del prosciutto, se volete anche un po' di würste, mozzarella a cubetti. Li riempiamo come più ci piace, potete, come ho detto prima, anche inserire mortadella, pancetta, quello che volete mettete. Una volta che abbiamo riempito i nostri nidi, adesso lo rimettiamo in forno, però non al centro, questa volta leggermente più sopra. Nel centro, sempre 200 gradi per 10 minuti. Bene ragazzi, abbiamo sfornato i nostri nidi di patate con tutto quello che ci piace internamente. Sono venuti in questo modo, spero tanto che anche questa ricetta particolare vi sia piaciuta, spero tanto di sì perché sono ottimi. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e buon appetito!